Una macchina al lavoro a pieno regime, nonostante le difficoltà e le restrizioni di sicurezza per la questione Covid. Sono già più di 1.000 i certificati elettorali chiesti e prodotti dall'ufficio elettorale del comune di Pagani. Siamo già circa 1.000 persone, possibilità di avvertire la popolazione, di controllare a casa se eventualmente in possesso del certificato o scaduto, nel senso che ha completato le 18 finestre che ci sono sopra, di recarsi qui direttamente all'ufficio elettorale e gli daremo, nel giro di una giornata, gli daremo la scheda nuova. Ci siamo dovuti organizzare in una maniera diversa quest'anno, soprattutto in previsione del fatto che l'affluenza dell'anno scorso ha condizionato molto i colleghi. Poi in aggiunta c'è questa questione del Covid, per cui, come lei può vedere, ci siamo allocati nei corridoi del SUAP e dell'ufficio elettorale e si accede qui unicamente o per il ritiro o per la richiesta, il rinnovo. E affinché le operazioni di voto procedano senza intoppi, è stato anche programmato un incontro con i presidenti di seggio. È una novità quest'anno, ho chiesto ai colleghi nominati di farci una chiacchierata tra di noi per tentare di alleviare un poco i disagi della popolazione, per fare una riunione con tutti i presidenti di seggio dove ci scambiamo le informazioni, ma soprattutto ci scambieremo anche delle modalità per evitare che la persona che si reca al seggio poi venga sballottalata da una parte e dall'altra e ce la ritroviamo come gli altri anni. Qui in via Pittoli, come l'anno scorso, con 2-3 mila persone. La norma prevedeva che entro il 31 agosto avrebbero dovuto fare una richiesta e attraverso l'ASL di competenza, perché c'ha appositi medici che curano solo questo aspetto, fare una certificazione e produrla. Da quello che sto vedendo, credo che continueranno a fare così. Però poi troveranno al seggio elettorale la disponibilità del presidente a fare il seggio volante. Questa questione delle tessere. L'anno scorso c'è stata la ressa qui. Evitiamola, abbiamo ancora tempo, abbiamo una decina di giorni, stiamo lavorando mattina e pomeriggio. L'ufficio è sempre aperto? L'ufficio sì, anche il pomeriggio fino alle 18 lo troverete aperto.